Buongiorno. Angarano Angelo Antonio. Sì, presente. Lo Sapio Giuseppe. Assente. Lo Russo Mauro. Assente. Pasquale Pasqua. Assente. Coppolecchia Francesco. Assente. Mastro Totaro Tommaso. Assente. Di Tullio Luigi. Assente. Ruggeri Giuseppe Francesco. Ferrante Sergio. Assente giustificato. De Noia Michele. Pedone Pierpaolo. Carelli Francesco. Assente. Mazzilli Carla. Assente. Innocenti Pietro. Assente. Napoletano Francesco. Assente. Capurzo Enrico Pasquale. Assente. Amendolaggine Vincenzo. Assente. Preziosa Giorgia Maria. Assente. Russo Alfonso. Assente. Sasso Mauro. Assente. Di Gregorio Angela Lucia. Assente. Spina Francesco Carlo. Presente. Sasso Rossano. Assente. Fata Vittorio. Assente. Casella Giovanni. Presente. Presenti 3, assenti 22. Bene, 3 assenti, pardon, 22 assenti. Ripeto, 22 assenti, 3 presenti, la seduta, essendo in prima convocazione, non raggiunge il numero minimo consentito per lo svolgimento del Consiglio Comunale, quindi automaticamente per regolamento andiamo in seconda convocazione. Il Consiglio Comunale si terrà giovedì prossimo alle ore 16.30. Grazie a tutti. Questo è il risultato del Consiglio Comunale di questa sera. Ci siamo preparati, abbiamo approfondito le cartelline all'ordine del giorno, sottraiamo tempo al nostro lavoro, alle cose familiari, ai figli, e poi ci presentiamo in consiglio spendendo i soldi per la convocazione, per allestire l'organizzazione del consiglio comunale, e ci ritroviamo ancora una volta la diserzione della svolta. Questa svolta di Angarano e Silvestris anche oggi non viene in consiglio comunale e fa rinviare un'altra volta il consiglio comunale sull'approvazione delle tariffe Tari. È la quinta volta che rinviamo il consiglio. Ma la cosa più grave e antipatica è che nello scorso consiglio comunale volutamente non rispondemmo a un attacco violento e volgare del sindaco circa le ragioni del rinvio, dava la colpa alle opposizioni, al sottoscritto in particolare, e poi oggi è lui assente con la sua maggioranza. Quindi una grave caduta di stile, un attacco forte alla tolta personale che diciamo non merita commenti per lo stile scadente con cui è stato effettuato. Noi non cadiamo in questa logica di aprire volgari conflittualità oggi, in questo momento in cui la città ha bisogno anche di unità e di credibilità delle istituzioni. Però se era colpa nostra, perché oggi invece la Tari non viene approvata ancora una volta? Perché stanno arrivando le cartelle con gli aumenti ai cittadini? Per quali ragioni la green card è stata eliminata, mentre prima arrivavano gli assegni presso le case dei cittadini, dei bicegliesi, grazie all'amministrazione precedente? Degli interrogativi che il sindaco dovrebbe lecitamente porsi senza scaricare sugli altri quelle situazioni che stanno oramai diventando ridicole, stanno facendo perdere credibilità, perché alla fine chi crede più a queste bugie costanti? Entro martedì porteremo la Tari, oggi è martedì e la svolta è assente in consiglio comunale. Una brutta sceneggiata anche oggi, questa assenza dei consiglieri che avete potuto vedere nelle riprese di qualche minuto fa, ma è un momento drammatico soprattutto per lo stato di degrado in cui versa la città, uno stato che di degrado di ogni angolo, dal cimitero dove ci sono situazioni ormai di emergenza sanitaria molto forti, dal degrado per quello che riguarda la manutenzione del verde, dalle strade, da tutte le questioni igienico-sanitarie, da quelle che riguardano anche i fumi che ogni sera nell'area si elevano a causa degli incendi dei rifiuti che avvengono un po' in ogni angolo della città e su cui sarebbe lecito fare delle approfondite riflessioni. Non cadremo in queste provocazioni, penso che sia arrivato il momento che la città risponda organizzandosi per il futuro. Questa svolta ha dimostrato
tutti i suoi limiti, la città sta soffrendo, oramai l'estate è iniziata, ma non c'è ancora un inizio serio di programmazione degli eventi, se non una rassegna di iniziative individuali messe insieme giusto per prendere in giro i bicegliesi, non c'è un minimo di programmazione in quello che riguarda anche l'attività di prevenzione della proliferazione di blatte, di topi e tutto il resto che dovrebbe competere in tempi opportuni all'amministrazione comunale e soprattutto abbiamo sulla litoranea, spero siano stati tolti, abbiamo speso dei soldi importanti, tolte alle tasche dei cittadini per dei bagni chimici che poi sono andati da soli in giro al primo vento, non si trovano più i ciottoli neanche sulle spiagge appena messe. Una situazione veramente di disorganizzazione, di incapacità. Invito Angelo Antonio Angarano a fare una riflessione in questo momento, perché continuare così per qualche altro mese significa condannare i bicelesi a un'ulteriore sofferenza. Speriamo che si risveglino presto e soprattutto speriamo che questo che è diventato veramente una cappa sui bicegliesi possa finire anche, speriamo, con un colpo di coda da parte di questa amministrazione che in quest'ultimo periodo sappia chiedere scusa per le offese fatte all'opposizione, quando l'opposizione pone degli interrogativi, penso sia lecito dare delle risposte e non gridare, arrabbiarsi ed offendere. Avevamo detto che quei bagni chimici erano una schifezza sul mare ed erano pericolosi e così è stato. Avevamo detto che sul cimitero sarebbe scoppiata la situazione di emergenza durante l'estate e così è stato. E abbiamo detto che sulla Tari, se non c'è un'inversione di tendenza nella gestione di quello che è un settore delicatissimo, avremo una proliferazione tributaria paurosa per i cittadini, come è avvenuto per le mense della povera gente, dei ragazzi, dei bambini che vanno nelle nostre scuole, che sono quintuplicate, dai passi carrabili alle circolari che vedono aumentate le loro tariffe. Bicelli non merita tutto questo, Bicelli merita una classe dirigente giovane che trovi nell'esperienza di qualcuno e in un progetto di raccordo tra l'esperienza di alcuni amministratori che hanno maturato grosse capacità e i giovani che hanno entusiasmo per partecipare, a cui rivolgiamo l'invito per procedere insieme a noi a quello che noi abbiamo chiamato una vera e propria rinascita comunale, e Bicelli deve rinascere con giovani validi, onesti e capaci.